nuovo episodio Spartans Creek. È ritornato il primo ospite, amico, mentore, ma siamo già dentro di vita. Siamo già dentro. Perfetto, bella. Quindi il buon Nicco Pavesi con noi. Oggi parliamo di un tema che sta attanagliando le menti dei più stretti al mondo degli sport da combattimento e anche a quelli un attimino molto più occasionali, appunto, che si guardavano solo gli highlights di Tyson. Quindi il 90% del popolo pugilistico italiano. Il 98. Appunto, il ritorno di Tyson. Rocchio 48. Esatto, più o meno. Io il mood lo vivo con lo stesso, cioè con questo pathos, con questo leitmotiv. Rocchio 47, il ritorno di Tyson alla veneranda età di 57, ho visto. Quasi, però adesso compirà 58, quindi salirà sul ring a quanto pare a 58enne. Contro il ben noto Jake Paul, mi scordo sempre i due fratelli, vabbè, uno dei due fratelli Paul, Jake, quello più attivo, Jake Paul. Che ti devo dire? Brutto. Il più brutto, ma però ti devo dire bravo. Anche il più bravo. Il più bravo. Anche il più bravo è, appoggio tantissimo la scarpetta e il guantone di colori diversi. Quella è una chicca stilistica che ci sta, secondo me. A me piace troppo. Okay. E che in Italia non me lo permettono perché i guanti devono essere uguali, sennò io già ero partito. Questa è una chicca, non lo sapevo. Cioè devi avere il guanto come la scarpa. No, dico i guanti devono essere dello stesso modello e dello stesso colore per mano. Pensavo guanti abbinati con la scarpa, dicevo boh. No, quello dipende se la tua armocromista è d'accordo o meno. In Italia il pugile pro si può permettere anche due o tre armocromisti. Certo, ma non il fisioterapista. Bene, tornando a questo circo. Perché io così La parola giusta, dai. Così è definibile. Però circo che genera... È 300 milioni, addirittura evento comprato da Netflix, che trasmetterà live in più svariati paesi. Anche qui, l'evento. Sì, anche in Italia. Anche in Italia, addirittura in Italia, non mi ricordo, non vorrei dire un'imprecisione, ma avevo letto che si erano candidate, perché le leggi per la distribuzione di questo tipo di prodotto è diverso da paese in paese, e si erano candidate tre grossi marchi, perdendo l'asta con la superpotenza Netflix, che appunto si è aggiudicata lo streaming in esclusiva anche in Italia. No, ma sono contento che sia di Netflix, perché così posso dire la verità. Esatto, non c'è conflitto di interessi, ma in Italia non esiste il conflitto di interessi. Però è vero, no? È un'altra, no. Capito, legislatura anche qua. Perfetto. Su questo, no, scherzi a parte, sì, è Netflix, è, tra l'altro è un segnale forte perché è il primo evento, se non sbaglio, di Netflix a livello sportivo, box. Sì. E poi vabbè, Netflix è una piattaforma molto forte e secondo me faranno numeri alti, 300 milioni stimati, quindi sicuramente ci credono. Il progetto ha un senso a livello economico, Tyson è comunque un'icona, e l'hai visto anche qualche anno fa con l'esibizione con Roy Jones, che andò benissimo, quindi da quel punto di vista secondo me non c'è dubbio che faranno delle grandi cose a livello mediatico, poi c'è tutto il resto però. Sì, secondo me partiamo dal presupposto che a prescindere dalla grandissima trovata di marketing, quindi comunque stiamo vendendo... Allora, dando per scontato, per appurato, che sia un prodotto vincente che vincerà, perché di base di quello stiamo parlando, è un prodotto che anche chi come me contesta questa scelta di mettere su sto circo irrispettoso completamente per lo sport e per i protagonisti dello sport, in questo caso Tyson, però comunque è un prodotto che anch'io guarderò, perché comunque la curiosità è tanta di vedere in che condizioni un 58enne, seppur ex campione, ex leggenda, ex baddest motherfucker on earth e tutto il resto, ok, però ha comunque 58 anni, opposto a uno che secondo me è partito come uno youtuber che scimmiottava la box e che ad oggi è un pugile. È un pugile. Questo è il tema, no? Perché poi alla fine secondo me si va sempre a... Anch'io, guarda, quando hanno annunciato il match ho detto vabbè, Tyson gli stacca la testa a Jake Paul, no? Perché mi sono fatto prendere dalla leggenda. Io poi sono... Dai commenti sotto la tua pagina. Io ho un pubblico molto giovane, notoriamente. E... Su Facebook, in particolare. Soprattutto su Facebook. No, però io sono, vabbè, a me Tyson piaceva tantissimo quando ero ragazzino e ho iniziato a seguire la box con i suoi combattimenti, che in realtà erano gli ultimi della sua carriera, però c'era ancora quell'aura di baddest man on the planet
e c'erano i match su Italia 1, mi sì. ricordo col mio migliore amico compravamo McDonald's, lo portavamo a casa sua, li guardavamo, scommettevamo, avevamo 12 o 13 anni, lui era a fine carriera, però era ancora qualcosa di gigantesco a livello proprio di star. E quindi mi sono gasato, ho detto, cazzo, adesso gli stacca la testa Jake Paul, è la volta buona, e ho parlato con qualche amico, con qualche pugile, con te non ci eravamo sentiti quel giorno dell'annuncio, però con qualche pugile sì, e mi hanno detto, ah, però aspetta, a 58 anni, Jake Paul non è uno youtuber, si allena da 7-8 anni con dei team importanti, ormai è come se fosse un pugile, anzi forse ormai a livello di qualità è un pugile, magari è un Serie C, però è un pugile. È comunque un pugile, quindi, sì. Boh, allora mi hanno fatto un po' ragionare. Assolutamente sì, anche perché in virtù di un potere economico infinito da parte di Jake Paul ha potuto permettersi dall'inizio best coach pugilistico, miglior strength and conditioning coach, miglior nutrizionista, secondo me preparato anche chemicamente mica male, perché tanto sul mio canale io posso dire che cazzo mi pare, secondo me è dopato. Guarda che ti querela. Querela. Però chiude secondo me, perché c'è stato un upgrade fisico infinito, okay. Che non è da confondere con le foto che mette di quando aveva 12 anni. A 12 anni non gli era ancora non gli era scesa manco la seconda palla, quindi come pretendi che vedevi comunque un uomo già fatto e finito, era impossibile. Però se tu vedi il Jake Paul delle prime esibizioni, quando iniziava a combattere e a comportarsi da atleta anche al di fuori del okay. ring, diciamo, ad oggi tu vedi, vabbè, a livello di skill naturalmente passi da 0 a 10, vedi un'infinità di un distacco molto importante, ok, dei valori, ma a livello fisico è impressionante. A livello fisico secondo me lui è davvero uno molto molto forte. Ma quanto pesa però? Allora, io non ho ben capito a che peso combatteranno. Se non mi sbaglio è un catch weight, ma comunque sopra i 100. Ok, ma lui però ha iniziato più giù, perché io commentai il primo match di Jake Paul, che era contro uno youtuber che si chiamava Il Granchio, Anderson Gibb, ho detto Il Granchio se non sbaglio, una cosa inguardabile. Tutto brutto su tutti i punti di vista. Era il 2019 ed era il primo evento su DAZN di YouTube Boxing, il main event era Logan Paul contro KSI. Sì. E c'era, nel sottoclou c'era anche Jake Paul, e secondo me aveva combattuto a 78, se non sbaglio. Sì, light heavy. Però, però il suo peso adesso sarà 90 kg. Sì, sì, ci ma sta. Se non mi sbaglio, dall'ultimo aggiornamento Box Rec, lui è già stato passato nei cruiser. Ok. L'ultimo match ha diritto, però... Però Tyson a quanto sa? Cioè, se lui sale a 90, Tyson quant'è? Sarà 100 almeno. Tyson in carriera, se non erro, non ha mai registrato pesi sotto i 100 kg. Sì, forse inizio carriera, comunque oscillava qualche chilo sotto, sì, poi dopo sì, alla fine sì, carriera 107, 108. Sì, anche perché pure lui è diventato molto più jacked. Da post-prigione era praticamente... Cioè io quando guardo le immagini dei vari face-off che faceva post-prigione a petto nudo, magari... al peso, cioè là davvero ci vuole però sullo stomaco solo per guardarlo fisso negli occhi più di 3 secondi e non sì, cagarsi addosso. No? Era peggiorato come pugile, esatto, però come uomo faceva esatto, più paura. No? Assolutamente più... sì, ma anche perché quando ti confronti con Tyson, anche adesso a 60 anni, ti trovi a confrontarti secondo me con lo status. Quindi c'è l'aspetto mentale, comunque lo sentirà un po' sì. Jake Paul, secondo di trovarsi sì. davanti lui. Io ad oggi ti dico, non bisogna fare l'errore che fanno i sessantenni quando fanno la pizzata del liceo e si aspettano di trovare che la bella figa della classe è ancora una strafregna dopo 18 gravidanze e 30 kg in più. Di no, solito non è così. Non è così. Quindi non bisogna, secondo me, guardare il match con questa aspettativa. Cioè, Tyson non è più Tyson, per quanto nell'ultima esibizione con Ray Jones ha fatto vedere degli sprazzi. Se fai una valutazione scevra da ogni tipo di sentimentalismo. Ma è quello che però ti frega, è quello che fregherà tutti noi. Era il sentimentalismo. Sembrava un anziano che scimmiottava Tyson, ma di quello si sta parlando. Ma è come parlando. Se tu vedi, io non so, a me a volte capitava guardando il calcio, vedere Maradona giocare a 55 anni la partita del cuore, hanno ancora i movimenti da campionissimi, certo. E si vede che sono stati qualcosa di unico, però non sarebbero più competitivi in Serie A o in Champions League.
Ma... secondo me Tyson, se tu guardi Reel quando si allena, è ancora spettacolare, lo stile è quello, no? Certo. Il tipo di box passa sotto i colpi, tutti i colpi corti, combinazioni, è bellissimo da vedere, però quello che è stupendo da vedere, non è non è detto, è molto difficile che sia competitivo con uno di 30 anni. Guarda, io ti proprio voglio soffermarmi proprio sui frame dei video che hai nominato, che hai citato. Quello là è un coach di MMA, di striking di MMA, tra l'altro faceva parte del team di Vettori, del penultimo team di Vettori, quindi comunque stiamo parlando di uno che si trova a fare i pad o comunque a supervisionare training camp di atleti di altissimo livello, anche fisicamente molto forti, però teneva i pad a Tyson e non lo distruggeva. Tyson più volte ha rilasciato interviste dicendo che tutti i pad che faceva con i vecchi maestri doveva rallentare. Non tirava mai a piena potenza, ma sempre in velocità, e i veri colpi li scaricava poi al sacco piuttosto che sullo sparring partner, proprio perché rischiava di far male il padman. Invece stavolta no. Stavolta vedevi che era al massimo e che però è un uomo, il padman era anche molto più leggero, fisicamente molto più esile di Tyson, ma io sta morte non la vedevi. Certo, indietreggiava, perché comunque c'hai Tyson che ti sta venendo addosso. Cioè, secondo me sei vittima dello status pure da padman. Cioè, io personalmente ad oggi comunque i pad non glieli terrei a Tyson. Ma poi però è sempre il solito discorso. Se è chiaro che Tyson, fino a che campa, fino a che avrà 100 anni, se lo trovi in un vicolo devi cambiare strada. Assolutamente. No, questo è un altro discorso. A volte si vede su YouTube il video pugile 85enne, mette KO, esatto, il bullo, sì, di 20 anni. Sì. Certo, per sempre sarà così, però è un match di box con delle regole e si trova davanti uno che, per quanto non piaccia considerarlo pugile, però se ti alleni da 7-8 anni con dei team super... Guarda, io anni fa parlai con Daniele Scardina, che in America aveva fatto uno sparring con Jake Paul, e gli chiesi più o meno il livello di Jake Paul, se picchiava, se era tecnicamente buono, e mi ricordo che lui mi rispose che a quei tempi, quindi 5 o 6 anni fa, era come un buon dilettante. Sono passati 5 o 6 anni, ha continuato ad allenarsi e quindi sarà qualcosa di più adesso. Guarda, a me onestamente ti dico la verità, all'inizio non volevo credere, quando lui metteva giù comunque ex campioni di MMA, che tu dici non sono pugili, ok, ma stiamo parlando di atleti di primissima fascia, fisicamente preparati, e che ragazzi, non ha, nessuno ha voglia di prendere calci in culo da nessuno, soprattutto se sei un nome. Anche cioè, perché prendi un sacco di soldi, però è finito. Perché cioè comunque la tua, negli occhi della gente, hai perso con un influencer. Esatto. Comunque lui è riconosciuto come un influencer. Esatto. Secondo me, chi non fa fighting, chi non ha vinto nel fighting, non ha quell'apertura mentale per comprendere quanto nessuno si venderebbe mai niente, neanche il peggiore degli atleti, per perdere o per fare una figura di merda pubblica così seguita, soprattutto quando sei un nome, poi. Cioè non esiste, cioè veramente stiamo parlando di livelli di corruzione troppo infimi per attecchire su un atleta che comunque è un nome, che si scontra contro un fenomeno da baraccone, perché di quello stiamo parlando. Poi che sia diventato skillato col tempo, che sia migliorato, altra cosa, ma è un fenomeno da baraccone. Cioè proprio l'americanata e il prodotto americano trash, cioè la Barbara D'Urso del fighting, no, ma poi secondo me del fighting a stelle e strisce, cioè di quello stiamo parlando. Non vedono l'ora di batterlo. Certo. Comunque se batti Jake Paul in un evento visto da milioni di persone, torni o diventi, oppure se lo eri in passato, torni ad essere una star. Assolutamente sì, cosa che infatti ha fatto il nipote di Fury. Ah sì. Chi ha battuto? Il fratello? No, ha battuto Jack. Jake, è vero, Jake. Ma cos'era? Split decision, qualcosa? Ha una split decision in un match bruttissimo, ma che paradossalmente ha rilanciato Tommy Fury, uno che vuoi non vuoi di grosso nella carriera aveva solo il cognome, perché poi ha sempre fallito, è stato sempre livello esordiente inglese, ma in un mercato in cui i campioni c'erano e non avevano bisogno del pugilo scemo di Fury. Obiettivamente era scarsissimo. Era scarso. È scarsissimo. Però per dire, guarda, soffermiamoci su questo, guarda i primissimi match in cui Paul faceva veramente cagare ed è arrivato comunque a confrontarsi con un professionista più o meno buono,
Non è andato male. Cioè, paradossalmente il match brutto è uscito perché Fury ha fatto il paracolo. Ma è Fury che l'ha fatto brutto, sì, sì. Ma lui stava combattendo, lui ha combattuto. Lì è mancata l'esperienza da ring, vera. Il background, il match è stato brutto, sì, ora che me lo ricordo è stato brutto perché Fury faceva un sacco di confusione. E alla fine un po' di mestiere, un po' di ruvidezze se l'è portato a casa. Ma secondo me c'è una cosa che va considerata su Mike Tyson e che è molto importante, cioè che il guscio esterno non corrisponde a quello che c'è dentro, nel senso che secondo me lui è uno di quelli che è stato baciato dal dono della genetica, fisicamente è brevilineo, è grosso, ha un fisico di un toro e ce l'ha anche adesso che ha 60 anni, però dentro com'è? Cioè chi ci garantisce che sia in forma? 30 anni di alcol, problemi di droga in passato, ha avuto problemi di depressione, i rospi ha leccato non so quante centinaia di rospi, quello magari è il segreto, cioè ne ha fatti di cotte e di crude, quindi secondo me tu lo vedi e dici ok, questo è un toro, però dentro sarà consumato a quest'età, dopo 30 anni, anzi di più, dopo 40 anni di vizi, di problemi, di... Guarda, io ho la fortuna di essere un atleta ad oggi e quindi di poter trasferire anche solo idealmente quello che è la domanda su di me. Voglio, e lo dico dritto fissando in camera, quando io sto 3 settimane allenandomi di meno e facendo la vita di una persona normale, ovvero la birra con l'amico in più, dormi 6 ore invece di 8, quando riprendo? Sono un cadavere. Sì, ma Tyson non è che beveva la birra con gli amici. Hai capito che ti voglio dire? E non per 3 settimane. Hai capito che ti voglio dire? Cioè io, se facessi 2 mesi così, ma mi scordo pure come si mettono i guantoni. Questo qua tu mi stai dicendo che è stato fuori... Allora, partiamo da un cazzo di presupposto. È vecchio. A 60 anni smetti anche di avere lezioni nel 90% dei casi. Io ho visto la... Come puoi andare a combattere? Come puoi pensare di andare a combattere? Come farai tu a 60 anni? Come farai? No. Sei un uomo finito. Spero di morire prima. Ma, cioè, non ha proprio senso. Come puoi immaginare che un uomo di 60 anni, logorato da vita comunque agli estremi, comunque un background professionistico sportivo che ti logora, puoi essere baciato dalla genetica, puoi essere baciato da chi ti pare, ti alleni come un pazzo da quando hai 17 anni a 30, 35. Nel suo caso anche prima. Anche prima. Puoi mettere tutti gli additivi che vuoi, dormire, fare, ragazzi ti logora, ti distrugge. Tu arrivi, stai fermo, arrivi a 200 kg, droga, problemi mentali, di nuovo droga, di nuovo 200 kg e vinci. Cioè, se davvero lui, io onestamente spero che si siano messi d'accordo, perché comunque... Ma per cosa? Spero che si siano messi d'accordo per non andare forte. Perché secondo te se andassero forte Jack Paul gli fa male? Secondo me tu non puoi mettere un trentenne preparato, perché poco lì, giù di lì, contro quello che resta di un campione, di quello stiamo parlando. Lontano dal ring, lontano da tutto. Però sarà pay per view, giusto? Sarà pay per la gente. Netflix. Senza se non pay per erro, proprio no, free? No, free. Okay. Cioè gli abbonati possono disporre. Però ti devi abbonare, no? Sì. Però dovranno stabilire un regolamento, perché se io compro il match voglio vedere un match. Ad loro oggi, dicendo esatto, che comunque non è un amichevole. Esatto, cioè che è un ad match. Oggi io non ho ben capito se sarà un exhibition fight, quindi non segnato su Box Rec, non registrato regolarmente, anche perché... Vabbè che la Commissione Atletica del Nevada ci ha insegnato che qualunque cosa è possibile, ma lì è Texas però, attenzione. Appunto, lì però è Texas. Cioè, trovare una commissione atletica che autorizza un combattimento vero tra, ripeto, un uomo di 60 anni e uno che è boh. Però vedi, torno sul fattore emotività, sul fattore pancia. Io veramente, adesso ragionandoci già da qualche giorno, penso in maniera simile a te. Ma quando è stato annunciato il match, io ho detto ok, è finito, sì, finito. Perché è Tyson. Esatto. Però in realtà... Poi sai, sul mio profilo Facebook, che tu dici prima c'è una fanbase giovanissima. Tutta di esperti, tra l'altro. Sì, sono giovani e molto appassionati. E attenti e appassionati, no? E dicono, ma non è vero, l'età c'entra, l'età non conta niente, perché Foreman e Hopkins sono stati campioni a 50 anni. E io ridico sempre, sì, ho capito, però allora anche mio nonno è arrivato a 100 anni fumando 3 pacchetti di Marlboro. Quindi cos'è, il fumo non fa male? Esatto.
Purtroppo sì. Ci sono, secondo me, delle, anzi per fortuna loro, ci sono per fortuna delle eccezioni, ci sono dei fenomeni che fanno eccezione. Hopkins campione del mondo a 48, Foreman a 46, però quanti? Uno su un milione. Guarda, cioè, è il stato... tempo è un fattore, la boxe alla fine è uno sport per giovani, secondo me. Assolutamente sì, perché ti dico che anche semplicemente sopportare un camp con tempi di recupero diversi, combatteranno il 20 di luglio se non erro, o comunque giù di lì. Era un match da Riyadh comunque. Era un match da Riyadh, questo qua potrebbe essere proprio il freak show da Riyadh. Questo era da Riyadh, però. Già lo vedevo con tutti a bordo ring, gli emiri, sceicchi emiri. No, no, sai, dice, cosa? 20 che luglio, dice. 20 luglio, quindi stiamo parlando di quanto? Aprile, maggio, giugno, luglio, metà. Stiamo parlando di 3 mesi e mezzo. Sicuramente il match è stato concordato prima, mettici il doppio, 6 mesi. Per riattivare una macchina che è stata completamente ferma per anni. No, sai cosa c'è il fatto? Secondo me che tu... Non lo so, Rick. La macchina che tu hai ferma da 40 anni, tu la porti in carrozzeria e fuori la rifai perfetta in poco tempo. Però dentro, com'è questa macchina? Magari ha 600.000 chilometri, magari non funziona più niente. Per me è davvero impensabile. Il problema è quello. Per e secondo me è che fuori l'estetica di Tyson lo favorisce in queste cose, perché esteticamente ha proprio quella struttura che ti sembra ancora in forma. Ma sicuramente, ma lui lo... O poi arrivare, cioè a 60 anni arrivare esatto. Così... Cioè, ma io ti dico... Però... Sai cosa mi fa riflettere tanto? Non Tyson, ma l'esibizione che c'è stato, match vero tra l'altro, finito per KO, tra Ortiz e Holyfield. Ok. Ok. Che aveva anche lui in quell'età lì. L'anno scorso, 2 anni sì. Fa, non mi ricordo. Lo KO subito. Andò KO subito, ma stiamo parlando di un Evander Holyfield che sembra... Ma già nel public workout a me aveva fatto impressione. Perché? Lento? Sembrava davvero una persona con problemi di artrosi, che quello era, allenarsi. Una lentezza assurda, uno che prima non vedevi i colpi, sentivi solo la botta quando ti arrivava in testa. Uno che aveva fatto saltare in aria Tyson, perché la verità è che Holyfield in 2 match sì, Tyson su l'ha due stroncato. Vabbè, qui ti Tyson sei giocato metà degli iscritti, eh? Tutto il pubblico proveniente da Facebook. Quelli che arrivano da me sono tutti lì. Ha tolto l'iscrizione al canale. Perché già... il secondo lo prendeva a testate. Lui ha solo reagito perché gli hanno fatto del male. Fallo di reazione tipo Totti Paulsen. Bello. Citazione questa qua, ragazzi. Cioè, aveva sputato lì, mi sembra. Giusto. Quello che secondo me è l'unica arma che avrebbe Tyson ad oggi. Con Jake Paul. 3-4 botte e poi lo sputa. Penso, un rospo proprio. No? Esatto, sì, poi tecnica del rospo. Quindi ti dico, io spero veramente che si siano messi d'accordo che sarà una farsa ben fatta. Però non posso, cioè, lo spero anch'io perché nessuno si faccia male, però devono quantomeno dichiararlo, perché ad oggi non è certo se sarà un combattimento esibizione oppure un match vero. E secondo me lo devono dire, perché altrimenti uno non si ammala. Assolutamente sì. Però ti dico, ci sono tante esibizioni, tipo quelle pure che fa Mayweather, in cui comunque il contatto è pieno. Le riprese sono da 3, non da 2. Ma poi quanti round? Non si è capito ancora, neanche questo. Io ho letto in una pagina inglese dava 10 round. Ok. Ma secondo te, domanda... In altre americane 8. Ok. Quindi secondo me anche lì non è dato sapere tuttora. Ma io penso che questo sia un fattore strettamente legato all'idoneità o meno del combattimento secondo la commissione atletica statale. Ok. Perché secondo me comunque il problema reale è quello. Anche Elon Musk e Mark Zuckerberg volevano combattere nel Colosseo. La commissione gli ha detto, guarda che il Colosseo, se scorreggi crolla, evitiamo. Capito? Sì, però per un match del genere, per me valeva la pena rischiare. Perché ci sta. Il Colosseo è importante, però quella era una sfida che era di più. Vabbè, soprattutto Elon Musk con la pancia da pure il mare. Però tecnicamente, secondo me... poteva regalare grossi spunti. Adesso, voglio dirti questo, ma se invece... mi stanno venendo in mente molti commenti che ho letto. Se Tyson, va bene, non ne ha per fare 8 o 10 riprese. Se Tyson dice, ok, io lo chiudo in un minuto o niente, o mi fermo perché non ce la faccio più. Cioè, in un minuto, a 58 anni, può uccidere... Secondo me ancora di più, tu non vedrai il Tyson che diventava veramente pericoloso nelle prime battute della ripresa, proprio perché tu hai un avvio molto lento a quell'età. Cioè, ti attivi più lentamente. Assolutamente sì, si dice che l'ultima cosa che abbandona un pugile
è la sua forza, ma qui stiamo parlando comunque di un pugno che ti deve arrivare in faccia, quindi forte o non forte, tu mi devi, stiamo parlando di uno di 1,78 m che si deve avvicinare comunque a uno più alto, più attivo, più mobile, che non ha più quella velocità di spostamenti di tronco millimetrici che il famoso peekaboo che ti dava la possibilità di avvicinare. E mo avvicinati con la schiena rotta. Mo dici tu, ma tu stai rendendo troppo più forte immaginariamente di quello che è in realtà Paul. Ok, ad oggi a me, ripeto, si sarà comprato i match, avrà fatto con gente bollita, a me non dispiace. È uno che rompe le palle pure a medio livello, in Europa soprattutto. No, ma secondo me la cosa che non va giù è il modo di fare la sua carriera, perché alla fine lui ha fatto pochissimi incontri e dopo un paio subito ha iniziato a fare dei match milionari per guadagnare un sacco di soldi, e il livello ovviamente non è quello di tanti pugili forti, veri e campioni, però pugilisticamente può valere, non lo so, tornando alla metafora del calcio, una serie C, dai, una Lega Pro, come si chiama anche, adesso, anche, no? Secondo me anche una serie B, perché ti dico che io lo vedo sempre in crescita. Ripeto, non è un tipo di box che mi fa, che mi piace tanto, e soprattutto non è un modello di, io non sono un ammiratore, non è un modello di box che mi piace, perché si è sempre, cioè, si parla sempre che è lo sport dei poveri, che è lo sport che strappa dalla strada, la box mi ha salvato. Facebook? Un po' tutto, veramente, qua un po' tutto, proprio cliché su cliché. Che ti dico, per quanto mi ha rotto le palle senti ste cose, comunque supporta comunque una linea etica bella. Jake Paul che vince... invece ti dice, c'ho i soldi e faccio quel veramente cazzo, quel cazzo che mi pare, certo. Perché mi compro il migliore allenatore e divento pure forte a fare pugilato e domani voglio giocare a cricket. E non devo fare nessuna scalata nei ranking, esatto, perché io porto i soldi e quindi a quel punto... Quindi ti dico, mi sta ampiamente sul cazzo questa roba qua, però è la verità, stiamo parlando di uno che è diventato più forte di molti che noi puristi consideriamo forte. E la fortuna è che lui non considera appetibili quei combattimenti, perché ti posso garantire che romperebbe le palle a molti considerati mediamente forti. Okay. Esempio, orbitano. Categoria peso, adesso si è appena ritirato, Rosado vecchio di un anno fa, secondo te a livello di Jake Paul? Secondo me Rosado vecchio con Jake Paul perdeva pure. Ti devo dire, proprio per suoi nei tattici, uno che comunque ti regalava Nami, grandissime palle, molto più piccolo il cervello a livello tattico, perché parliamoci chiaro, era uno che ti regalava i match mentre li stava vincendo. C'era uno che aveva rotto le palle pure a Golovkin, e poi bello e buono si è messo là a fa cazzotti ed è morto, come è normale che sia. Sì, sì, tanto cuore, altri. Però anche tanto tante cuore, pecche, esatto, tante lacune. Esatto. E ti dico, non solo Scardina all'epoca disse che fa male, molti suoi sparring partner, anche di pugili mediamente buoni sul suolo nazionale, confermano che questo c'ha la mano. Per un motivo o per un altro. È difficile valutarlo, perché bene o male, o affronta fighter di MMA, o affronta come in questo caso atleti molto in là con l'età. Con Tommy Fury forse sei visto un po', no? Sì, il valore. Sì. Sì. Però è l'unica volta, perché in realtà alla fine è difficile capire quanto è forte, perché non affronta mai un atleta, sì, della sua età, di quello sport che è la box. E a me mi ha... Si fa fatica, capito? Sì, a me ha, ti dico, il primo match con Ben Askren, che sembrava uscito dalla casa di riposo di mia nonna. Non ricordo, in forma fisica, rivedibile. Cioè, manco io se facessi il cruiser, una cosa indecente, con le braccine, capito? Skinny fat. Però la pancetta, le braccine però indecente. Quella, ci vuole la qualità. Lì secondo me avrebbe picchiato pure mia sorella, l'avrebbe ucciso di botte. Quindi ti dico, lì non puoi valutarlo. Però già con l'altro, ex campione tra l'altro UFC dei Welter, se non erro, che non mi ricordo come si chiama. Che ha messo il destro, l'ha spento. Due match. Sì. Già lì ti dico, comunque stai parlando con un ex campione dell'era abbastanza moderna dell'MMA, in cui comunque sei chiamato, cioè, a saper fare veramente tutto, perché anche lì c'è un discorso. Prima le MMA erano molto monodimensionali, io venivo dal pugilato e faccio pugilato, tu vieni dal karate e sei più karateka. Già nella seconda, terza generazione di atleti, di fighter, tu hai gente che sa fare un po' di tutto veramente, okay. Quindi gente che boxa anche tecnicamente non proprio male,
non è un campione mondiale, ma ripeto, all'epoca stavi combattendo con uno youtuber, cioè questo faceva i video comici fino a 6 mesi prima. Tu sei un ex professionista che ha vissuto tutta la vita combattendo, ok, la gabbia non è il ring, ma tu cazzo sì, sì, ce l'hai preso. È il tuo sport. Bro, l'ha svenuto male. O meglio, non è il tuo sport, però è la... fa parte in senso lato della tua disciplina, esatto, certo, sempre fatto l'ha quello. Svenuto male, quindi ti dico, non è valutabile per mille motivi, se li compro o non se li compro, ok, l'unica cosa che sto imputando veramente adesso, cioè secondo me è una mancanza proprio di rispetto verso lo sport e lo status che è Tyson, stai menando un cazzo di sessantenne non, okay. che ha rappresentato il pugilato, c'è anche che lo rappresenta ancora, perché alla fine farai numeri assurdi perché c'è gente sopra i 50 anni che è cresciuta con Tyson. Io ti dicevo, sono cresciuto anch'io quando ero ragazzino e dai 35 anni in su è Dio Tyson per chi ama la box. E sì, fa un po', cioè se ci pensi bene fa un po' tristezza il tutto, però a me viene da chiedermi se... cioè, se è così ovvio il fatto che a 60 anni, soprattutto dopo la vita che ha fatto lui, non puoi essere competitivo con un trentenne, se questa cosa la sa anche lui e quindi accetta solo perché ci sono in palio, in ballo 30 milioni, spare come borsa per lui, o se lui nella sua testa è convinto di poter vincere il match o di poter fare una bella figura. So che ha avuto un sacco di problemi economici nella sua vita, adesso però non so come sia la sua situazione, quindi a volte mi chiedo, in questi giorni, se lui nella sua testa è convinto di potercela fare perché la mentalità rimane quella del vincente o se alla fine vuole i soldi. Allora, secondo me è una buona... cioè, la soluzione sta in mezzo, nel senso che secondo me comunque penso che qualunque uomo sulla faccia della terra, se gli offri 30 milioni in 40 minuti, che magari poi sono meno, che magari poi sono pure meno, difficilmente rifiuterà che sia combattere contro uno di 30 anni che sia, non lo so, correre nudo nella città gridando. Cioè, capito, ma anche a costo quindi... di rischiare di farsi male, secondo te? Ma secondo me, ecco, lì poi entra anche in scena il background tuo personale della serie. Me la sono vista con i migliori della mia epoca, non sarà un ragazzino a mandarmi in coma. Cosa che invece nel pugilato può capitare, perché a prescindere dai livelli, a prescindere dal tuo background pugilistico, il pugno del fornaio sotto casa mia tirato bene fa male come il pugno di un campione mondiale di pugilato. Preso nel momento giusto ti mette giù e rischi di farti male veramente. Exhibition fight o match ufficiale che sia, perché poi lì è solo un discorso burocratico. No, ma burocratico. È un fatto, sì, burocratico. Poi stiamo parlando comunque di due che si prendono a cazzotti. Non è light box, no? Esatto, cioè, alla fine se devi tirare, tiri. Come sono state le vecchie esibizioni che ha fatto, lo stesso con Roy Jones. Roy Jones aveva postato nei giorni successivi gli ematomi che i colpi al corpo di Tyson gli avevano creato. Cioè, exhibition fight, tu cazzo. Cioè, capito, ti voglio dire. No, quindi, lì è un po' per le commissioni, per tutelarsi in caso di problemi, esatto, grossi. In caso, no, di morte, cioè... live. Quindi secondo me sì, ripeto, secondo me è una grandissima mancanza di rispetto per quello che ha rappresentato Tyson. A cui lui acconsente perché, perché ci sono 30 milioni, è davvero grottesco tutto quanto. Però paradossalmente non è il fatto che abbia tentato Tyson, diciamo prendendolo dalla gola dal punto di vista economico-finanziario, è proprio tu, Jake Paul, che sei davvero disposto a passare sui cadaveri pur di regalare questi show grotteschi al mondo, che però però non è vietabile, perché comunque no, se l'altro accetta, no. Se ci sono le televisioni, se sì, stiamo parlando, cioè, di c'è un sportiva. Fatto proprio morale, bravo, morale sportiva, io non lo so, mi metti davanti un ex campione della mia categoria ormai veramente ridotto, cioè dopo una vita che lecca rospiti, dico no, non ci combatto. Anche se ti dicessero ci 20 sono milioni, 10 milioni, 20 lì milioni. Ti dico, boh, non lo so, però ad oggi, così a bocce ferme, ti dico, madonna mia. Cioè, io ero uno che faceva difficoltà a combattere, a fare sparring con quando ero in nazionale, soprattutto mi ricordo, con i miei idoli. Cioè, io, era impensabile per me che stavo facendo sparring, dovevo fare male a chi guardavo i DVD per ispirarmi. Per me era impensabile, le prime volte infatti prendevo di quelle legnate assurde perché invece di menargli mi fermavo, sai che ti guardavo, sì, sì, sembravo una groupie. È vero che non mi davano 20 milioni, probabilmente se mi avessero dato 20 milioni prendevo una mazza di legno e gliela tiravo nel collo, ok,
Però boh, è brutto, cioè non è una persona normale a cui stai dando 20 milioni. Tu adesso hai deciso di generare 20 milioni in questo modo, 300 veramente totali. In totale sembra 300. Inventati un altro cazzo di modo per generarne 300, perché se riesci a farlo così puoi farlo in altri modi. Non pisciare su un'icona mondiale pugilistica di forza, cioè lo stereotipo anche totale. Anche perché sono sicurissimo che se dovesse vincere lui... Esulterà se fosse la vittoria della vita, sì, no? Un po' perché la sente, un po' perché comunque il personaggio lo dovrà fare per forza per continuare a tenere viva l'hype. È già scritto, cioè nel senso, però... zero etica e zero contegno in queste condizioni. Già adesso lo sta scimottando in tutti i modi, si è fatto il fake tatuaggio. Sì. Cioè... Boh, non lo so, ragazzi. Io personalmente. Sì, è vero, comunque la situazione è grottesca, è particolare. Io alla fine ti dico la verità. Prenderò una pizza e qualche cosa da bere e lo guarderò. Sinceramente, siamo accordati per vederlo insieme. Io non guardiamo insieme. La pizza. Vabbè, però tu sarai. No, tu combatti ad aprile, avrai qualche altra cosa. Tu puoi mangiare anche no, la pizza. No, io. Che cazzo te ne frega te. No, magari mi chiamano. Io sono un atleta a 300. Ti chiamano in Nicaragua per 8 round esatto. Con José Valdez. No, io spero mi chiami, cioè che Jake guardi questo video. Non è vero, la morale, non vedi, chiamami. Combatto con chi vuoi, contro chi vuoi. Per la metà di quello che hai dato a Tyson. Dimmi chi era il tuo idolo allora in nazionale. Allora, il mio idolo... Adesso ti faccio la domanda. Il mio idolo in nazionale, il primissimo con il quale mi era Domenico Valentino. Ok. Che pesavamo uguale all'epoca, 60 kg. Sì, ero davvero senza un muscolo. E non riuscivo veramente a menargli perché ho detto, cazzo, questo qua. Però adesso lui è ancora abbastanza... Lui avrà 40 anni, sì, 40... No, non ci arriva a 40. No, non ci arriva a 40? No. No, troppo giovane. No, volevo dirti se tipo tu affronteresti X, tuo idolo, che ha 55 anni oggi. In che condizioni? Ripeto. Perché tutto, alla fine comunque... È tutta una questione economica. Bisognerebbe vedere però le regole davvero, perché alla fine hanno fatto l'annuncio, hanno messo la data, hanno messo le facce, però fino a che uno non sa esattamente di che cosa si tratta, che regole ci sono... È vero, potrebbe essere capire. Qualunque cosa, è vero. In ogni caso comunque loro hanno avuto il grandissimo introito della cessione dei diritti a Netflix, appunto, ripeto, gran parte dei 300 milioni generati dall'evento proverranno proprio dall'acquisizione Netflix, quindi di base qualunque cosa adesso vendano loro l'hanno incassato. È posto, è posto. Quindi boh, restiamo curiosi e restiamo in attesa appunto di sapere in che modo... No, magari ne facciamo un'altra quando poi capiamo esatto, un po' meglio okay. I round, le regole, il peso, magari fanno un catch weight a 85 kg che è già lì, sì, esatto, 85 kg Tyson ci pesava 12 anni quando ho scoperto Casa D'Amato. Dov'era Jake Paul a 12 anni? Era la gamba che hanno tagliato Era a Tyson. Un rospo che Tyson leccava. Esatto. Figlio del rospo che Tyson leccava. Quindi raga, niente, puntata finita, grazie mille Nico per essere venuto... Nel ring da podcast anche come, a come si giro. Fa? Come si fa così? Poi si, come si fa? Me l'hai fatto vedere prima. I know you don't like this, but... citazione per pochissimi. Quindi niente, lasciate il vostro parere al riguardo nei commenti, soprattutto se siete già iscritti alla pagina di Nico su Facebook, ci tengo a sapere se venite, se vi spostate di piattaforma anche la vostra nei commenti e viceversa. Oh, non condivide mai un cazzo. È vero, qua. No, perché io da quando ho fatto i soldi, da quando sono da quando ho fatto i soldi non ci sono più per nessuno. Questo podcast si sfalderà peggio di Luis Sal e Fedez per la sua avarizia. Come la Bobo TV con Adani e Bobo Vieri, no? No, magari diventa una Spartan TV come si deve. Ma se lo guardano sti maledetti invece di guardare solo l'immaginina, capire che non gliene frega un cazzo e skippare. Però questo è perfetto, cioè, Tyson è l'uomo dei commenti, cioè scrive, anche se non ci avete niente da dire, scrivete che Tyson lo spacca, che gli stacca esatto, la testa. Per ragione l'engagement, solo sì. Questo. Quindi niente raga, bella per tutti e ci vediamo al prossimo episodio.